Perché ci dobbiamo spostare su questo? Perché non basta semplicemente fare quello che è stato prescritto, ma dobbiamo avere delle idee e delle soluzioni diverse. Bene, allora, avete osservazioni, domande? Allora, per riassumere, nella preparazione delle riunioni, se volete anche gran parte degli studi sul cambiamento che potete individuare, bene o male, sono riconducibili a questi cinque fattori. Quindi fondamentalmente non è che ci siano ci sono dei modelli anche molto diversi, eccetera. Però quello che in effetti volevo diciamo, sottoporre proprio alla vostra attenzione è proprio questo aspetto, che non c'è un atteggiamento univoco per combattere o per risolvere ciascuno di questi problemi. Allora, la preparazione della riunione è un po' questo aspetto. Bene, resistete ancora? Sì? L'orario della pausa, quando lo facciamo, se siete stanchi o meno, ditemi voi, perché comincia a fare caldo, eh? Vedo che sentite, comincia il sole ad arrivare a picchiare da questa parte. Ditemi voi se possiamo continuare ancora 20 minuti, una mezz'ora, volete? Facciamo allora un po' l'aspetto formale, ecco, di quelle che sono le regole della casa nella preparazione delle riunioni. Poi, se volete, vi propongo il test. E che così potete fare anche in privato, eccetera, quindi se volete così, e quindi così nel test lo intrighiamo con la pausa, perché poi dopo vi darò un'illustrazione generica di quelli che sono i commenti, degli atteggiamenti, eccetera. Poi se volete potete farlo fare a qualcuna delle vostre persone, dei vostri colleghi, eccetera, o le vostre mogli, i vostri mariti, e quindi si può vedere in qualche modo quali possa, si può avere un confronto di atteggiamenti. Allora parto, qui abbiamo già, diciamo, esplorato l'aspetto, quando la riunione è necessaria, direi che, anzi, la vostra analisi, i vostri dialoghi sono anche più esaurienti e più incisivi di quello che è semplicemente questa elencazione. Sicuramente noi abbiamo tre termini: informare, risolvere problemi, prendere una decisione. Quindi sicuramente le riunioni necessarie sono prevalentemente queste. Quando una riunione è meglio evitarla, e quindi questo è un po' anche lo studio dei componenti, cioè quando ci sono dei contrasti, cioè non è che la riunione, cioè ci possono essere dei contrasti che è meglio risolvere in modo anticipato e individuale. Quindi una delle riflessioni è anche questa, cioè spesso le persone, facciamo una riunione così, diciamo, risolviamo e così lo sanno tutti e cose di questo genere. Probabilmente questo tipo di aspetto non fa che, diciamo, peggiorare la situazione. Un'altra cosa è che quando non si dispone di una quantità di dati, o comunque quando non si è fatto un percorso come questo che vi consenta di aver elaborato un minimo di strategia, da questo punto di vista. Spesso la riunione è, diciamo, ci sono delle riunioni in cui mi è capitato, in cui si richiedono le informazioni dalle persone. C'è una bella battuta di Dilbert, Dilbert lo conoscete, il fumettista, ecco, sull'aspetto aziendale, che si ritrovano una decina di rappresentanti intorno al cliente e il cliente, diciamo, guarda un oggetto abbastanza strano e chiede ai rappresentanti: a che cosa serve questo oggetto? E loro dicono: mi dispiace, quello che lo sapeva non è venuto. Quindi l'importanza, se volete, poi nel fumetto è sicuramente più spiritoso e più incisivo di quanto possa essere raccontato. Però attenzione, ecco, il fatto anche quando magari chiediamo dei dati alle persone, le persone devono essere adeguatamente, anticipatamente avvertite che devono produrli e devono essere preparate. Suggerimento fondamentale anche perché molte delle riunioni ormai si fanno in remoto, le famose conference call, e devo dire che io ho una forte esperienza di questi aspetti e anche un'esperienza negativa. Almeno uno degli elementi che di fondo è che in certi ambienti la call è diventata la scusante per estraniarsi e l'obiettivo numero 1. Ho la call, non posso, diciamo, partecipare all'altra riunione, non posso intervistare quella persona, non posso fare quella trasferta, eccetera, eccetera, eccetera. Ho un amico che adesso sto rintracciando, ma per una call a questo punto è per un mese che continua a rimandarmi l'appuntamento, perché ha la call. Il tema è appunto quello: qual è il livello di attenzione che c'è in queste call? E io mi ricordo di aver partecipato a delle call in cui praticamente il livello di attenzione era assolutamente basso. E
E allora il suggerimento quando si deve indire una conference call è che o è una conference call informativa, e quindi uno a mille è molto comodo, si danno delle direttive, questa è la novità, è cambiato questa persona, c'è questo aspetto, eccetera, ed è soltanto informativa, nessuno deve parlare. Ma se sono delle conference call invece molto più aggregate e quindi dove c'è un contributo, è importante che ciascuno abbia una cosa da dire e che ciascuno possa essere poi chiamato, sperabilmente non chiamato a turno casuale, se volete, perché se si viene chiamati o in ordine alfabetico o c'è un turno già percepito dalle persone, le persone che partecipano sono distratte e sono concentrate soltanto su quando devono parlare loro. E quindi però è molto importante, ecco, se volete, la preparazione, perché in effetti devo dire che poi la disattenzione rispetto a quello che è la presenza personale è totale, anche ad alti livelli. Vabbè, quando ci sono problemi del milione, ecco, quando la linea di condotta è già stata decisa, allora le riunioni manipolatorie, poi lo vedremo che la manipolazione è un atteggiamento contrastante l'assertività, le riunioni, cioè, nel senso che la decisione è già stata presa, ma voglio richiedere il consenso, dobbiamo tenere presente che questo aspetto può essere percepito. O è un aspetto formale, come può essere la riunione sindacale, è stata fatta la piattaforma, c'è il referendum per alzata di mano fra i lavoratori per approvare, ecco, diciamo, la conclusione di una trattativa sindacale. Allora, vabbè, ma siamo sempre nell'ambito della formalità e soprattutto il principio, i lavoratori sanno esattamente qual è l'obiettivo della riunione. Ma se invece una decisione è già stata presa e non viene esplicitata e si vuole ottenere il consenso, ecco, tenete presente che quella è una riunione che sarà molto difficile, ma soprattutto può capitare che adesso, poi che le informazioni sono così diffuse, che si veda che magari la decisione è stata presa prima della riunione, quindi con conseguenze anche poi, diciamo, a volte piuttosto gravi nel clima di lavoro, che poi sono la mancanza di fiducia, queste cose. Vabbè, quindi quando ci sono contrasti già annunciati, ecco, è evidente che non è detto che la riunione sia la metodologia più opportuna per risolvere i contrasti. Magari in certi casi, naturalmente, bisogna calarsi caso per caso. Qui avete già, diciamo, anche Franco ha già ben delineato, ecco, nella sua tassonomia delle riunioni, ci possono essere obiettivi che vengono posti dall'esterno e quindi c'è, diciamo, l'esigenza di una linea che richiede a un'altra, diciamo, di risolvere un determinato problema, obiettivi interni di analisi, soluzione del problema e presa di decisione. Direi che abbiamo già abbondantemente, diciamo, sviscerato questo tema. Allora, vediamo l'aspetto della visione, missione, eccetera. Vedete che mi riconduco al primo aspetto che vi accennavo nel modellino che vi proponevo precedentemente. Allora, l'obiettivo deve essere chiaro, preciso e accettabile. Accettabile vuol dire che deve essere compatibile con gli interessi. E guardate ancora una volta, siamo sempre sugli incentivi, cioè rispondere alla domanda che cosa me ne viene in tasca. Facciamo una riunione, eccetera. Anche perché le riunioni sono in qualche misura anche a volte prese in giro, no? Cioè, ci sono delle battute, forse anche Ezio l'aveva fatta, chi c'era nella prima edizione, volete fare una riunione volete perdere un po' di tempo, no? Allora fate una riunione, no? Aveva fatto quell'aspetto provocatorio, quindi mi aveva messo anche simpaticamente un po' in difficoltà nell'esposizione di questo. Ecco, è chiaro che se in effetti non ci sono gli interessi, non vi ha fatto fare il bingo lì, la lotteria di come fare stare attenti alla riunione, no? No, quella non va fatta, non ve la spiego, non ve la insegno, perché poi siamo in streaming e poi tutti l'adottano. No, ma per avere l'attenzione, una delle cose che è circolata anche in internet, la vedete, eccetera, in inglese è bullshit bingo, cioè, diciamo, tradotto in che modo un po' così, è la lotteria, cioè la tombola delle fesserie, quindi possiamo dire. Allora, ciascun componente della riunione traccia prima le parole chiave della riunione, cioè che si dirà in una riunione, non so, cliente, business, proattività, assertività e cose di questo genere. E naturalmente ogni volta che il relatore la cita si fa una crocetta, è come nella tombola, quindi se dopo chi fa cinquina vince.
Quello che è interessante nella dinamica è che il relatore è molto soddisfatto perché vede le persone attentissime a quello che dice, però molto attente alle parole dal punto di vista formale, ma non ai contenuti, no? Ecco, quindi questa è un po', diciamo, la presa in giro, se vogliamo, delle riunioni e come avere, diciamo, successo nelle riunioni. È evidente che se gli obiettivi non sono chiari, ma soprattutto se non, diciamo, polarizziamo l'attenzione su quello che ci viene in tasca ai componenti della riunione, è evidente che il fare riunioni diventa soltanto magari la legittimazione di certe cose, diventa una perdita di tempo e quindi perde molto della sua valenza strategica. Quindi attenzione a queste cose. Va bene, vabbè, questi sono aspetti dovuti, insomma, che poi ciascuno ha gli spazi che trova, insomma, l'aspetto logistico è importante. Diciamo che anche qui con gli amici ci siamo chiesti, ecco, dell'aula migliore, come poteva essere la disposizione, così, la possibilità di muovere le sedi, la possibilità di lavorare in gruppo. In generale ci sono varie tipologie, ecco, di come anche mettere i banchi e mettere le sedie. Sicuramente è da privilegiare il fatto che si sia tutti intorno a un tavolo. Assisto a delle riunioni con la classica aula dove le persone non si guardano in faccia e devo dire che questo tipo di aspetto è sempre piuttosto negativo, perché fra l'altro devo dire che in un gruppo che frequento anche con Ezio, fra l'altro, da più di 2 anni, fatto di consulenti, di professionisti, alla fine il guardare solo le nuche mi impedisce di memorizzare i nomi, cioè dopo un anno forse queste persone non le conosco. Quindi l'importanza ai fini della riunione di avere o un ferro di cavallo o un tavolo o, come alcuni di questi esercizi che vengono proposti, 5-6 persone intorno a 3-4 tavoli, per esempio, se c'è la possibilità. Poi naturalmente questi sono degli aspetti. Ecco, la sala troppo grande o troppo piccola, tenete presente, poi lo vedremo anche in alcune carte, che è un po' la teoria della distanza. Se sono troppo distante o mi rifugio, ecco, dietro di voi, diciamo che ne viene impattata la relazione viene percepita come lontana e quindi perdo molto di incisività. Se, diciamo, mi avvicino troppo, è evidente che da questo punto di vista posso essere disturbante, ma soprattutto ho un problema, che la mia power position, come si dice in gergo anche per darmi un tono, insomma, power position, ne viene meno, perché svolto le spalle ad altri e quindi da questo punto di vista rischio di perdere l'attenzione, un po' la vostra attenzione. Soprattutto poi cerco in qualche misura di accorgermi della vostra stanchezza, anche perché la situazione logistica qui farà sempre più caldo e quindi è opportuno che questo venga tenuto conto. Ecco, tenete presente che anche l'attenzione ha un andamento strano, ma poi dopo lo vediamo anche negli incipit. Adesso sto facendo anche una collezione di incipit che in effetti più o meno validi. L'attenzione ha questo andamento qua, parte in alto, poi decade per un po' perché c'è un assestamento, poi va ancora in alto e poi decade progressivamente. Ecco, se volete, questo è un grafico molto teorico, ecco, fondamentalmente di quello che il livello standardizzato, scusate, ci vedete perché il proiettore probabilmente impedisce, e questo, diciamo, tempo va da 0 a 45 minuti, Quindi noi facciamo corsi anche di 5 ore, non facciamo magari pause, però sono ben consapevole del fatto che se non riesco a fare qualcosa di nuovo e ad interessarvi, dopo 45 minuti è probabile che vi abbia perso, che sia piuttosto noioso, e da questo punto di vista è inevitabile. Quindi anzi ditemelo che se volete la pausa la facciamo al più presto. Però tenete presente che questo è un aspetto bene o male fisiologico, per cui è un po' come i tempi di reazione, che hanno un range fra chi è molto veloce e molto lento, ma grosso modo, ecco, tutti noi in un certo range siamo così. Quindi, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che è molto importante l'incipit per interessare. Non è detto che io ne abbia fatto uno dei migliori, ce ne sono dei molto brillanti. Poi, diciamo, si deve in qualche modo affrontare questa fase magari di caduta, che è dovuta anche al fatto che è una situazione nuova, che si debbono apprendere dei concetti nuovi. Poi c'è la fase top, che è circa mezz'ora, ma poi dobbiamo tenere presente che alla fine poi i concetti che noi abbiamo assimilato in questa fase qua saranno sicuramente più potenti dei concetti assimilati qua. Ecco perché, e mi ricollego ancora, e lo faccio perché vorrei darvi proprio una,
una visione coerente anche degli strumenti che vi ho proposto, il PQRST, quindi la parte di visione preliminare e di domande, la si piazza qua proprio per consentire di, diciamo, dare, di suscitare quell'interesse. Cioè il mio tentativo, poi non è detto che ci sia riuscito o meno, ma anche nel chiedervi della riunione, è che in effetti voi vi siete fatti grosso modo delle domande e quindi la mia esposizione da una parte è facilitata per rispondere alle domande, da parte vostra è facilitata perché cercate, e può darsi che lo ottenga o non lo ottenga, ma di trovare delle risposte attraverso la mia esposizione a quelle che possono essere le vostre problematiche e curiosità. Questa è anche la tecnica per poi gestire le riunioni. Va bene, l'acustica, vabbè, illuminazione a reazione e poi gli strumenti, la lavagna, eccetera. Della strumentazione, ma sulle tecnologie, beh, ormai ce l'abbiamo tutte, insomma, vabbè, la lavagna, così. Ci sono riunioni che sono state anche fatte dando a tutti un piccolo telecomando e facevano votare. Quindi questi sono temi anche di partecipazione, sono cose anche abbastanza innovative. Poi ci sono i filmati. Io adesso questa sede non vi ho proposto un filmato perché vabbè, per la logistica, ma anche quelli sono, vabbè, mettiamo, interessanti. Questi siamo nell'ambito più della formazione. Il filmato però non deve durare più di 2 o 3 minuti. Ecco, tenete presente che l'attenzione per un filmato, per essere efficace, deve essere anche molto veloce. Ecco, quindi magari riempire lo spazio con filmati molto lunghi diventa controproducente. Vabbè, questi sono ovviamente da preparare in anticipo. Avete qualche domanda, qualche esperienza, qualche aspetto magari da condividere sul quale trovare potenziali soluzioni? Mi sembra che sia tutto, beh, ognuno poi ha la logistica che si merita, nel senso quella che ha, quindi bene o male, diciamo, non c'è molto altro da dire. Penso di aver esaurito l'argomento. Allora, abbiamo detto quanto la partenza sia un aspetto importante, Quindi in generale la frase ad effetto iniziale è una delle cose importanti e quindi in effetti un buon relatore le studia prima. Avete visto anche al Parlamento, ecco, c'è stato un relatore che ha detto sarò circonciso, che è un esordio, insomma, disastroso, no? Quindi invece di dire sarò conciso, eccetera. C'è stato alcuni esordi disastrosi anche. Me lo ricordo, fu un ingegnere, ecco, che disse sarò sintetico, parlerò in acrilico. Che questo ha prodotto nel pubblico almeno 5 minuti di riflessione per capire la battuta. Quindi non è una cosa che coinvolge, ma è più una cosa che impedisce, ecco, se volete, no? Di queste cose. Che poi allontano, uno dice che cosa, chi è questo qui che parla in acrilico. Però la battuta è abbastanza gustosa, insomma, da questo punto di vista. In effetti, diciamo, quindi il preparare prima qualche cosa, eccetera. Naturalmente, quando parliamo delle riunioni operative, delle riunioni ricorrenti, delle riunioni franco con i suoi collaboratori, non è detto che ci sia assolutamente necessario un esordio. Io mi ricordo però, e questo soprattutto per la gestione dei collaboratori, mi sono rivisto, poi se avete una curiosità posso dare il blog perché li ho trascritti alcuni e li ho tradotti, sono 50 discorsi che Watson, il fondatore dell'IBM, ha fatto ai suoi manager, perché negli anni 50, negli anni 40-50, quindi Watson Senior, aveva individuato il fatto che i manager non stavano, si lamentavano per quanto riguardava proprio la gestione delle persone. Quindi lui ha detto, adesso io voglio che ci sia un'omogeneità, e quindi vado a cercare di rispondere con questo esempio alla tua domanda, una omogeneità di comportamenti in tutto il management, a livello mondiale. Quindi ha detto, ogni 2 mesi, ci incontriamo, ogni mese, adesso pensatemi, non mi ricordo esattamente la cadenza, ma comunque ci incontriamo e io farò un discorso e un argomento. Quello che è interessante, vabbè, io mi sono letto un po' tutti questi discorsi, ma ho trovato una regolarità nella modalità con la quale questo signore si esprimeva nei suoi discorsi, che è proprio la tecnica per omogeneizzare i comportamenti. Fra l'altro,
diciamo, ci sono molte società che sono proprio caratterizzate anche e sono individuabili anche per il fatto, si parla anche delle grosse società americane, insomma, per il fatto che si riconoscono anche dipendenti proprio perché hanno un bagaglio di comportamenti riconoscibili. E quello fa parte anche, se vogliamo, di quello che è la cultura d'impresa. Avere dei comportamenti riconoscibili sul territorio vuol dire fare parte di una cultura d'impresa piuttosto forte. E lui aveva una tecnica semplicissima. Citava un fatto. Un fatto poteva essere anche banale. Mi ha scritto una vostra collega che ha chiesto al suo capo una spiegazione e sono passati 3 mesi e non l'ha ancora ricevuta. Un fatto, quindi l'esordio, ed è interessante questo, soprattutto per le riunioni anche collaboratori, cioè il fatto concreto che riconduce a questo. Secondo punto, questo è uno. Due, conseguenze del fatto. Questo è un fatto magari banale, se vogliamo, e uno potrebbe dire, vabbè, dai, ti risponderà. Invece no, se c'è una cultura in cui il capo deve ascoltare i collaboratori e deve promuoverne l'indirizzo e la loro performance, è essenziale in quell'ambiente, poi può essere diverso in un altro, ma in quell'ambiente è essenziale che il capo risponda a questa istanza della persona. Ci sono anche delle conseguenze gravi, perché questa persona all'americana era di colore, donna di colore. Quindi appartenente a una minoranza, perché l'azienda comunque è minoranza di persone, che nella teoria e nei principi dei valori, quindi ci si riconnette poi in alto, è un aspetto che va conseguenza a contraddire i valori aziendali. All'epoca, fra l'altro, aveva fortuna Watson perché non c'era Facebook o non c'era tutti i social network, ma voi potete ben pensare come, diciamo, questo tipo di diciamo, impatto può avere un effetto esponenziale. Relativamente, voi sapete che ci sono delle aziende che hanno perso milioni di dollari semplicemente per uno spot su Facebook piuttosto che su YouTube, da questo punto di vista. Poi magari ve ne cito un caso. Ce l'avete quello che ci si è rotta la chitarra della Delta Airlines? È molto carino come episodio, eccetera. Non lo conoscete? Vabbè, poi ve lo racconto e poi magari si potrebbe, utilizzando la tecnologia, magari vederlo. Allora, citavo un fatto, le conseguenze, e quindi fare l'elenco delle conseguenze gravi, e quindi siamo in quello che viene in tasca ai manager o gli può venire tolto dalla tasca. Perché un manager che si comporta così non è degno di appartenere alla comunità manageriale e quindi può ritornare tranquillamente, perché non lo obbliga nessuno, a fare l'attività professionale. Ecco, vedete che da questo punto di vista, anche di un fatto banale, si possono citare delle conseguenze che vanno a disconfermare un certo modo di comportamento. E poi, terzo punto, diceva i rimedi o gli atteggiamenti attesi. Io di fronte a queste cose non le accetto, mi aspetto, che diciamo tutti voi come manager e le vostre persone, naturalmente lui parlava ai terzi e quarti livelli, ai suoi diretti collaboratori, in modo da far scendere questa cosa, e mi aspetto per esempio che questo tipo di cose ne vengano informati anche i vostri manager che avete a riporto. Mi aspetto che questo aspetto venga trasmesso, mi aspetto che non ci sia più evidenza di risposte dopo 3 mesi su elementi di questo tipo, quindi circoscrivere anche il campo di indagine, eccetera. Allora, vedete che soprattutto anche le riunioni, che quando sono periodiche possono perdere di interesse, questo tipo di tecnica, che è semplicissimo, diciamo, suggerisco sempre di usare tecniche a 3 o a 5, insomma, voi sapete che anche per Miller, che è stato uno studioso di comportamento, ha fatto il magico numero 7, noi non ricordiamo come memoria, diciamo,
diciamo, immediata, più di, raramente più di sette cose, insomma, insieme, no? Quando se, e vedete, lo vedete voi, se cercate di citare i sette nani, vi manca sempre il settimo, no? Poi quindi di fondamentalmente, quindi si vede come il numero sette sia al limite. E questo vale un po' nelle relazioni, quindi stare nel rapporto tipico anche del sillogismo, che è tre, tesi, antitesi, sintesi, o questo tipo di cose, o come vi ho fatto vedere lo schema 5, come vedete è facile da ricordare, perché anch'io ho avuto la possibilità, e voi stessi, la possibilità di esporre la memoria. Questa è una cosa piuttosto importante nella incisività del discorso, delle riunioni. Ma certamente, prendiamo il microfono. Non so se è acceso, se puoi controllare che... è acceso? Forse si spegne da solo, penso, perché io non lo tocco. No, adesso è acceso. Allora, in una riunione operativa, se ci sono dei partecipanti che sono completamente in silenzio, mentre ce ne sono altri che partecipano, fanno domande sempre inerenti a quelli che sono gli argomenti, chi conduce l'incontro deve cercare di, visto che ci sono dei minuti e che quindi poi l'attenzione cala, deve cercare di dare le risposte esaurienti a chi pone le domande, oppure deve rispettare i minuti dell'attenzione? E poi è valutata positivamente la partecipazione di, ecco, di un gruppo che fa più domande rispetto a quello che non fa domande, oppure no? È un bel set di domande. Come al solito i consulenti e i formatori fanno una risposta classica, che è quella che dipende dalle situazioni. Qui stiamo parlando di riunioni operative e quindi i membri che vi partecipano, è previsto un loro contributo o se no è probabile che è meglio che lavorino, non se stanno in silenzio, a meno che, come dicevamo prima, magari è una riunione a ruoli fissi, quindi uno non partecipa ma è tenuto comunque a presenziare perché c'è lo statuto che lo prevede da questo punto di vista. Vedremo che il collega o il relatore assertivo si accorge sempre se c'è qualcuno che non contribuisce nel corso della riunione. Dobbiamo dire che è diversa una riunione operativa rispetto a un corso di formazione, dove in effetti la parola è lasciata a tutti in modo libero, ma se uno non ha niente da dire non è necessario che io debba per forza sollecitarlo o invitarlo a partecipare. Teoricamente dovrei farlo anche per vigilizzare il gruppo o per essere certo che tutti abbiano avuto la propria capacità di esprimersi. Questo soprattutto accade quando ci sono dei tipi di comportamento prevaricatori. Mettiamo che fra di voi ci fosse stata una persona che parla continuamente e che, diciamo, sovrappone la sua voce a quella degli altri, oppure quando qualcuno cerca di esprimere l'idea non può, o c'è qualcuno che magari non mi sono accorto io, quindi, che magari ha alzato la mano e io non l'ho considerato adeguatamente. Ecco che in effetti il buon relatore deve accorgersi di queste cose, dare la parola e zittire dove ci sono delle interferenze e dove ci sono delle persone che prevaricano gli altri. Ci può essere poi il tipico ascolto passivo, le persone che arrivano lì, fanno la riunione, non partecipano. Allora il suggerimento che posso in una qualche modo dire, e dipende anche questo ovviamente dal tipo di riunione, è fare in modo che ciascuno possa portare un lavoro o possa esprimerlo nel corso della riunione, in modo che a volte noi abbiamo... il parlare in pubblico non è nella nostra zona di comfort, perché chiaramente è una cosa che colpisce emotivamente. Quindi una buona tecnica, per esempio, è quella di far presentare tutti, perché presentandosi tutti ci si ascolta la propria voce e si è fatto un po' quel tuffo in piscina che poi permette di dire, vabbè, ho parlato, il relatore mi ha ringraziato. Difficilmente il relatore dice che stupidaggine hai detto, soprattutto all'esordio, no? Quindi mi sento incoraggiato a dire la mia. Queste sono tutte tecniche che si svolgono durante e che secondo me, poi come vi dicevo prima, adesso vi avevo anticipato, vengono aiutate dall'assertività, perché l'assertività è un concetto anche non particolarmente, diciamo, citato anche nelle imprese dove si parla molto di più della comunicazione eccetera, ma soprattutto anche perché è una roba che si impara in fretta e quindi fondamentalmente non genera
molti corsi di formazione come public speaking, come parlare in pubblico, la comunicazione, eccetera. E quindi da questo punto di vista è molto adatta al nostro contesto, che impariamo le cose in poco tempo, ed è molto utile proprio nella visione di tutti i giorni. Poi chi invece vuole impegnarsi a studiare cose più raffinate o modelli psicologici di convincimento, come per esempio la programmazione neurolinguistica, allora deve naturalmente fare dei corsi molto lunghi, impegnarsi e cose di questo genere. Io non sono anche di questo tipo di scuole, ma diciamo ognuno poi fa scelte più approfondite o meno. Qui in questa sede saremo invece su cose, se volete, più superficiali, ma dal mio punto di vista più applicabili nel quotidiano in modo piuttosto veloce. Non so se ho risposto. Ecco, un'altra cosa importante è quando si risponde verificare, e quindi ricapitolare se la risposta è stata sufficiente. Se la persona risponde di sì, anche se magari non è convinta, comunque vale il sì, lo verbalizzate, quindi siete a posto. Quindi questa è la tecnica, se volete, nella gestione della riunione. Quindi la tecnica, poi lo vedremo anche nelle carte, poi adesso sto anticipando un po' le cose perché sono più a mio agio nel trasmettervi le esperienze personali. La tecnica della ricapitolazione è una tecnica estremamente importante per capire se ho capito, ma soprattutto per chiedere se c'è una soddisfazione nella persona. Bene, scelta del metodo. Ecco, una cosa che è importante, questa è della cultura anglosassone. Io quando ho fatto delle riunioni, io rimanevo stupito io come probabilmente rimarrebbero stupiti un po' quando si fanno delle riunioni. La prima carta che ebbi in una riunione internazionale fu quella che disse: le regole del gioco sono queste. E si arriva in orario, tutti si possono esprimere in un certo modo, abbiamo questi obiettivi. Sapete che io l'ho percepita quasi come un insulto? È vero o no? Mi spieghi le regole? Invece in Inghilterra assolutamente, ed erano tutti professionisti anche di esperienza, ma come dei bambini, giocare a mago libero o al mondo, spiegano le regole. E in effetti l'assertività e la chiarezza è un po', forse, se vogliamo ritornare bambini. Però il fatto di spiegare le regole è una cosa che un po' nella nostra cultura può essere percepito come disturbante. Però se le persone poi capiscono è una cosa molto facilitante. Anche perché, guarda caso, se uno poi si comporta in modo deviante, si può ritornare a dire: però avevamo stabilito che questa cosa. Soprattutto è molto utile per circoscrivere il campo di indagine. La visione e la missione, che è il primo punto dello schema che facevo precedentemente, è il definire l'obiettivo, ma quando definisco l'obiettivo, l'abbiamo visto anche, richiamo l'esercizio che abbiamo fatto ieri per quanto riguarda la catena dei crateri, definisco cos'è, ma definisco anche cosa non è. Quindi quante riunioni a volte finiscono che abbiamo parlato del non è e non di quello che era effettivamente l'obiettivo? Quindi anche questa tecnica, il problem solving e le riunioni hanno molte contiguità, come potete vedere, e quindi è molto importante dal mio punto di vista che soprattutto nel definire l'obiettivo si dica anche, e le regole, si dica anche le cose che esulano da questo tipo di obiettivo. Quindi di queste cose ne parliamo. Molto spesso le persone, anche a vostra insaputa, che non si può prevedere tutto, utilizzano la riunione per esprimere un loro disagio personale. E anche in questo caso, questo tipo di aspetto dice non fa parte della riunione. Ecco che da spiegare le regole permette poi di rasserenare anche abbastanza il gruppo senza dover, seguire le persone. E mi ricordo una riunione disastrosa che feci con un alto livello e che avevamo un obiettivo specifico. Entrò una persona che aveva avuto occasione di fare da mentor a questo grande capo. E quindi quello che è interessante è dinamica relazionale, perché questa persona, quando uno ha un mentor, anche se poi dopo è cresciuto di carriera anche più in alto, un po' come l'imprinting di Lorenz, che le paperelle riconoscevano lui, no? Sapete, Lorenz è famoso, no? Che lo riconoscevano, lo seguivano. Così. In effetti, chi abbiamo avuto nella nostra esperienza come mentore, anche se magari, come nel mio caso, ormai sono tutti in pensione, però hanno una sorta di rispetto per cui lo lascio parlare.
E questa persona, che non sapeva dell'obiettivo della riunione, che era molto importante, cominciò a parlare di cose che deviavano di un altro argomento. La riunione non ottenne nessun obiettivo. Quindi, anche nello studio della riunione, attenzione ai componenti e anche all'aspetto che alcune persone, magari anche di livello superiore, hanno un rispetto, una deferenza, come può essere il rispetto, non so, per il vecchio presidente, anche se non ha più margini o voce in capitolo. Lo si ascolta tutti, ma il vecchio presidente non ha più voce in capitolo, probabilmente ha un modello di pensiero organizzativo che ormai il team ha superato, è obsoleto, e a questo punto che fate? Lo state ad ascoltare per una buona mezz'oretta. Ecco, questo tipo di aspetto ovviamente va prevenuto, perché ormai quando siete lì, e quindi da questo punto di vista le regole possono essere anche basate sul fatto che si dice, e poi in fondo chiederemo anche il parere del nostro presidente, in modo che non impatti magari i tempi della riunione, del nostro ex presidente. È un po' Moratti con Toir, no? Toir capisce niente di calcio e c'è sempre lì Moratti, no? Quindi, da questo punto di vista. Questo continua a fare lui il padrone, ma non ha più il potere, no? Se vogliamo. Ecco, tutte queste dinamiche anche, soprattutto, tenete presente che spesso accade che persone che hanno cambiato ruolo, a questo punto vengono per cortesia invitate lo stesso alla riunione ed è il momento in cui tracimano, anche perché non hanno più la responsabilità delle loro decisioni e quindi attenzione che quelli sono degli elementi assolutamente devianti. È capitato, vedo che annoisci. Quindi il problema è che nell'assertività bisogna anche essere selettivi. Una delle cose in effetti più difficili nell'attività manageriale è quella di tirare un confine. Se il presidente non è più, diciamo, attivo o incaricato, il presidente alla fine non partecipa, però al beneficio di tutti, anche se è molto difficile. L'assertività però è che se queste cose vengono fatte subito e non si dilatano nel tempo, è chiaro che possono ottenere un risultato, una soluzione molto più rapida e indolore, perché poi magari le persone stesse lo capiscono. Rispetto che a trascinare invece queste situazioni che poi alla fine generano poi un malcontento in modo diffuso. Prego, c'era qualche osservazione? Se poi, vabbè, poi diciamo che si è operato male, ma soprattutto la persona che non è più di responsabilità è chiaro che dice quello che vuole, quindi sono molto, diciamo, pericolose per l'economia della riunione queste persone, quindi bisogna pensarci più. Quindi ritorno ancora al tema. Preparazione strategica su quei punti e sugli obiettivi, meglio ecco in questo caso magari segmentare gli obiettivi e renderli così magari specialistici, per cui certe figure apicali magari sono meno interessate a poter dire la loro. C'è stato il caso in uno stabilimento di produzione in cui praticamente è uno stabilimento molto grande e quindi c'erano due temi in discussione e quindi c'era proprio il board di tutti i manager, anche di staff, quindi c'era il direttore finanziario, cioè non c'era solo il direttore tecnico, c'era il marketing, le comunicazioni eccetera, e i temi erano due. Il primo era quello di, diciamo, rivedere completamente la catena produttiva di una certa linea di prodotti, quindi un investimento di centinaia di milioni e cose di questo genere. Il secondo tema era la scelta della bicicletta con cui dotare gli operai, perché è un stabilimento molto grande, per poter andare in giro e quindi velocizzare, insomma, i loro passaggi, i loro percorsi all'interno dello stabilimento. Domanda strategica: secondo voi per un argomento hanno impiegato l'80%, il 90% del tempo, per l'altro il 10%. Secondo voi hanno parlato per l'80% della revisione miliardaria della catena produttiva o della scelta della bicicletta? Della scelta della bicicletta. Perché? Perché la scelta della bicicletta era più facilmente rappresentabile delle competenze dei membri. Quindi attenzione anche nella scelta degli argomenti a quello che è la rappresentazione mentale o le competenze di chi vi partecipa. C'era chi voleva, poi ho scelto la Graziella, quindi mi sembra che per gli operai forse non è stata gradita, tanto lo dico come beh sì, in effetti così. Va bene. Punti di riferimento, traccia dei temi da affrontare in modo che i partecipanti capiscano i tempi e lo svolgimento, quindi della riunione.
Nella fase centrale, ecco qui parlavamo un po' della dinamica relazionale, quindi rendere il gruppo dinamico, dicevamo prima, far parlare le persone, spiegare il metodo di lavoro e quindi aiutare poi il gruppo a superare i blocchi, e poi lo vedremo più in dettaglio, valorizzando tutti i contributi e distribuendo il tempo in base all'importanza degli argomenti, quindi non fare come il caso della bicicletta. È semplicemente una scaletta, non ho altri commenti da fare perché li ho già anticipati. Se avete qualche domanda magari o qualche necessità di approfondimento, se no passerei, anche perché forse ci stiamo guadagnando velocemente la pausa perché vedo che comincia il caldo così. Vediamo un po'. Allora, la chiusura, vabbè, è la tecnica della ricapitolazione, quindi riprendere le decisioni prese, allora facciamo così, guardare negli occhi tutti quelli coloro che si prendono l'impegno a fare il piano d'azione, quindi una bella tabellina anche su chi fa che cosa e perché, sui tempi e le responsabilità, il fatto che poi viene inviato al massimo entro 2 giorni un report su quello che si è deciso. In generale, in questo caso, attenzione agli assenti, che dicono, sì, però mi hai detto di fare queste cose, ma io non c'ero. Allora è meglio prenderlo prima del verbale, ecco, la persona a parte se non ha potuto intervenire. Tenendo presente che qui in questo caso, attenzione, qui sono state prese delle decisioni senza di te, non è che noi ritorniamo indietro con le decisioni. Sei tu che la prossima volta, guarda caso, hai quell'interesse, quell'incentivo, che era la terza parte del mio schema, a partecipare. Che come vi dicevo non è un incentivo monetario, ma è chiaro che se tutto il lavoro straordinario poi tocca a me perché non c'è, è evidente che la prossima volta ho un interesse. Però è meglio che sia guidato piuttosto che constatato quando ormai le cose accadono. Se siamo noi a pilotare è chiaro che abbiamo sicuramente una maggiore incisività nel guidare le persone rispetto a quella di poter subire certi comportamenti. Quindi relazione del verbale e poi sempre ringraziare i partecipanti. Il dopo la riunione c'è la fase che dicevamo di monitoraggio dei tempi eccetera. Allora questo poi dipende molto dalle organizzazioni, dipende molto dalla durata dei progetti, in generale ci possono essere i tempi, se facciamo dei tempi di coaching per esempio per seminari come questo sulla gestione manageriale con i manager di una certa azienda, è possibile che la fase di follow up sia fra 3 mesi o fra 6 mesi, perché le leve e le competenze manageriali si assimilano, ma poi devono essere giocate nel tempo, quindi una rilevazione una settimana dopo non avrebbe molto senso. Però se siamo invece sulla vendita a Natale, delle lampadine degli alberi Natale, è chiaro che noi dobbiamo avere una relazione istantanea di come vanno l'andamento delle vendite. Adesso poi questo dipende molto chiaramente dal business per scegliere qual è il tipo di rilevazione necessaria. Attenzione che troppe rilevazioni poi hanno lo stesso effetto delle riunioni e dei corsi di formazione, cioè l'attenzione decade e quindi se non si ravviva sempre l'interesse, a questo punto è evidente che poi diventano dei rituali e quindi perde poi tutto il significato e con tutti gli aspetti anche umoristici nella gestione delle riunioni di cui parlavamo prima. Bene, allora io direi che cambiamo un po' questa cosa, perché adesso è giusto che facciamo una pausa. Allora, io vi do il test. È un test, come vi dicevo, non è psicologico, così è assolutamente libero per voi farlo o meno, portarlo a casa, compilarlo. Se lo compilate, poi potete calcolare i risultati e io vi posso dare una spiegazione, non certo dei vostri risultati individuali, ma dei comportamenti su e quindi ciascuno si può obiettivamente confrontare. Quindi il gioco può essere per voi in effetti di interesse sul fatto che vedete l'interpretazione generica. Naturalmente non è psicologico, è una cosa molto, individuale e quindi non c'è nessuna, a meno che uno non voglia, diffondere il risultato e condividerlo con gli altri, però è una cosa che rimane assolutamente per voi e quindi nessuno di noi, ritirerà questo test. Ci tenevo a dirlo come forma. Quindi consentitemi di saltare un po' di carte e quindi questo e di distribuirvi il test che naturalmente integriamo con la pausa.
Dopodiché, proprio per il test individuale, avete un altro foglio di risposta che vi devo dare e dovrete fare un po' di conti molto banali, non c'è bisogno della macchinetta, per diciamo, arrivare, per venire al vostro risultato. Ecco. Però secondo me se lo integriamo nella pausa facciamo così. Bene, allora. Vediamo dov'è, eccolo qua. Prego. Allora, questo test vi permette di descrivere il comportamento che vi è abituale sia nelle relazioni personali sia di lavoro. È un'indicazione di tendenza, poi è evidente che questo va messo nel contesto della cultura, del tipo di educazione, delle circostanze. È chiaro che questo test, per esempio, se siamo su una nave che naufraga, è chiaro che i comportamenti sono ben diversi, quindi magari il comportamento di fuga può essere biasimevole nell'assertività, ma è chiaro che in una sorta di naufragio il comportamento di fuga è quello più utile. Quindi prendetelo così. Naturalmente le risposte vanno date tutte, quindi senza pensarci troppo, vedete se quel tipo di atteggiamento descritto è secondo voi tendenzialmente piuttosto vero, nel senso che diciamo è un comportamento che utilizzate nella maggior parte delle volte, o è un comportamento che nella maggior parte dei casi non utilizzate. È una linea di tendenza, perché poi nessun comportamento a livello personale, a livello individuale. È ovvio che nessun comportamento tutti questi comportamenti sono utilizzabili, o l'uno o l'altro, a seconda delle circostanze. Però è chiaro che dovete esprimere una prevalenza, quello che è per voi la prevalenza. Quindi mettete semplicemente una crocetta, piuttosto falso, piuttosto vero. Non esistono risposte giuste o sbagliate, perché come sapete dipende, lo dicevamo, dalle circostanze, e diciamo il test, come vi dicevo, ve lo tenete voi, e quindi dopo la fase di elaborazione sarà un vostro stimolo, ecco, magari per poter capire tra voi o anche per i vostri collaboratori qual è l'atteggiamento prevalente. Avete tutti la penna? C'è necessità di penne, biro? Tutto a posto? Se volete fate anche la pausa, possiamo farlo anche itinerante, così magari ci muoviamo un po', perché se siete stanchi, poi dopo tanto resta a voi, lo tenete, così ci beviamo qualcosa, eccetera. Decidiamo un tempo, un quarto d'ora, 20 minuti, un quarto d'ora, va bene?